Qui, oggi, lo Stato, nelle sue varie configurazioni, c'è. È stato un bene aggredito dalla criminalità organizzata, probabilmente ce lo volevano distruggere. C'è stato un tentativo, naturalmente fortunatamente non è andato a segno. Ecco, quindi questa giornata è anche significativa per questo, perché ce lo stiamo riprendendo sotto ogni profilo, lo stiamo difendendo e lo riutilizzeremo in seguito per darlo alla collettività. Anche attraverso questi segnali in qualche modo si combatte la mafia e le organizzazioni criminali. Un segno di concretezza e di speranza, ma soprattutto di un noi che vede la Regione, vede l'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati, vede la Prefettura, vede la città metropolitana insieme. Diventa un segno etico, sociale, culturale, politico di grande valore che dà beni esclusivi in mani ai mafiosi o ai corrotti o ai grandi trafficanti, devono essere restituiti alla collettività, al bene comune.